Ciao, oggi andremo a parlare di che cos'è la medaglia Fields. Non mi dilungherò troppo, però cercheremo di vedere un po' quali sono le caratteristiche di questo premio, di questo riconoscimento, qual è stata un po' la sua evoluzione nel corso della storia, perché ormai ha quasi un secolo di storie, di avventure questo premio. E perché è importante nel mondo della matematica. Infatti, se ti è capitato di bazzicare a livelli più o meno avanzati nell'ambiente matematico, probabilmente hai già sentito nominare questo riconoscimento. E spesso è associato al termine Premio Nobel per la matematica. Infatti, devi sapere che nel mondo della matematica purtroppo non è riconosciuto il premio Nobel. Esiste il premio Nobel per la chimica, per la fisica, per la pace, però non esiste per la matematica. Le motivazioni dietro a questo fatto sono un po' anche queste controverse, perché ci sono un po' di leggende e se può interessarti, qualcuna di queste l'abbiamo proposta in un articolo sul blog che ti suggerisco di andarti a leggere e lo trovi sotto nella descrizione del video. Ci sarà il link a quell'articolo lì. E anche all'articolo che avevo scritto ormai un paio di mesi fa, proprio dedicato alla medaglia Fields. Infatti, in quell'articolo ho anche sviluppato la parte un po' più storica, concentrandomi sulle date e soprattutto anche su qual è la storia di John Charles Fields, che è il matematico in onore del quale è nominata questa medaglia. Infatti, lui dedicò gran parte della sua vita a organizzare seminari e lezioni in Canada, dove è anche nato, e poi sul finire della sua vita dedicò parte dei suoi risparmi a indire questo premio, a far nascere questo premio. Il premio Nobel per la matematica o medaglia Fields è attribuita ogni 4 anni a un matematico che abbia meno di 40 anni e sia degno di nota in termini di risultati da lui raggiunti. In realtà le motivazioni che portano ad attribuire questo premio a un matematico sono un po' controverse, un po' ambigue. Infatti, nel momento in cui John Charles Fields decise di creare, diciamo, questo riconoscimento, era abbastanza un qualcosa di spirituale, che voleva incoraggiare a sviluppare in futuro certi progetti. Infatti l'idea alla base di questa medaglia non era tanto quello di premiare chi ha dimostrato un teorema importante, chi ha costruito una struttura che può essere rilevante in vari campi, ma piuttosto chi ha dimostrato di avere le idee chiare per proseguire in futuro a sviluppare qualcosa di importante. Solamente che è chiaro che basare un premio, un riconoscimento su possibili sviluppi futuri nel campo della ricerca è un qualcosa di molto ambiguo e infatti nel corso degli anni si è sempre più passati ad un focus rispetto ai meriti ottenuti negli anni precedenti. Solo che qual era il problema? Nel corso degli anni, partendo dal 1936, quando si è iniziato ad attribuire questo premio, che è in particolare assegnato dall'IMU, International Mathematicians Union, Unione dei Matematici Internazionale, si partì con l'attribuzione di questo premio a due matematici. Dopo però si vide un po' che il campo della ricerca si stava sempre più ampliando in diversi settori e quindi si decise sempre di lasciare il limite temporale, diciamo, di 4 anni di attribuzione del premio ogni 4 anni. Però si passò anche a assegnarlo ad un massimo di 4 matematici meritevoli ad ogni edizione. All'inizio devi sapere che non c'era il limite d'età, però nel 1966 si resero un po' conto, quelli i membri di questa commissione, incaricati di nominare i vincitori, che era sostanzialmente un casino capire tra tutti i matematici meritevoli, secondo certi criteri, chi era il più meritevole, chi erano i 4 degni di essere premiati da questo premio Nobel per la matematica. E quindi si decise di aumentare l'esclusività di questo premio, limitando il range d'età ai 40 anni.
Devi sapere che questo limite d'età è un po' stringente, perché chiaramente il limite d'età nei vari campi di ricerca influisce in maniera differente. Ci sono dei campi di ricerca nella matematica molto attivi, in cui risultati degni di nota possono essere associabili a problemi relativamente semplici. Invece ci sono campi di ricerca in cui magari uno dedica anima e corpo e sono abbastanza statici, perché magari sono nati veramente secoli fa e quindi gli sviluppi in quei settori sono ormai parecchio avanzati, che chiaramente prima dei 40 anni, in cui chiaramente prima dei 40 anni è difficile dare un contributo veramente degno di nota, e magari arrivano ai 50, ai 55 anni o oltre chiaramente. Quindi di per sé 40 anni è un limite che hanno introdotto solamente per comodità. Infatti prima del 1966, nelle edizioni precedenti, nessuno dei vincitori aveva mai avuto più di 40 anni. Quindi diciamo che il limite dei 40 anni è stato solo un modo di pararsi il culo, tra virgolette, perché in questo modo non si faceva nessuna distinzione tra il passato e il futuro, perché anche in passato involontariamente la regola era stata rispettata. Ok, devi sapere che inoltre, a parte il riconoscimento nella comunità dei matematici come un uomo, un matematico veramente degno di nota e rispetto, c'è anche un riconoscimento monetario associato a questo premio. Non è per nulla comparabile a quello del premio Nobel. Infatti nel premio Nobel vengono riconosciute 8 milioni di corone svedesi, che sono circa 100 volte tanto i 15.000 dollari canadesi che riceve il vincitore della medaglia Fields. Però chiaramente se uno va a vincere la medaglia Fields, diciamo che è l'ultimo dei suoi pensieri quello dei 15.000 dollari. Vale la pena vincere questo riconoscimento solo in quanto tale, perché è veramente un obiettivo che per un matematico è molto ambizioso e quasi irraggiungibile. Infatti in pochissimi lo riescono a ottenere. Devi sapere che nell'albo dei vincitori di questo riconoscimento ci sono vari americani e vari anche matematici di altre nazionalità. Per quanto riguarda l'Italia invece abbiamo due rappresentanti che hanno vinto questo riconoscimento. Il primo è Enrico Bombieri, il cui riconoscimento è stato vinto, non mi ricordo di preciso l'età, la puoi trovare nel l'anno lo puoi trovare nell'articolo in cui l'ho scritto bene. E poi il riconoscimento l'ha vinto anche Figalli, e questo è stato vinto nell'edizione più recente, nel momento in cui sto andando a registrare il video chiaramente. E quindi questi sono due meriti italiani che sono degni di essere ricordati e riportati nel futuro. Ok, queste sono un po' le informazioni base dietro a questo riconoscimento, dietro a questa medaglia. Se ne potrebbero dire un sacco di storie. Per esempio si potrebbe fare riferimento a Perelman, che ha rifiutato questo riconoscimento nonostante abbia risolto uno dei grandi problemi del millennio, perché non riteneva di aver contribuito in maniera sufficiente per essere premiato di per sé. Quindi di per sé di leggende, di storie, di avventure dietro a questo premio ce ne sono tante, come ce ne sono tante dietro alla non esistenza, alla mancanza di un premio Nobel per la matematica. Però magari per questo ci sarà spazio in futuro. E intanto se ti chiedo se ne conosci qualcuna di particolare, particolarmente interessante, di scriverla sotto nei commenti, che magari possiamo un po' discuterne e possiamo scoprire cose nuove tutti insieme. Ok, con questo diciamo che siamo a posto per questo contenuto. Se ti è piaciuto fammelo sapere, sempre con un commento, iscrivendoti al canale o mandandomi un messaggio alla pagina Instagram MatuaniG. E niente, con ciò ti saluto, ti auguro una buona giornata, buona serata in base a quando mi guardi o ascolti, se stai ascoltando la versione podcast di questo video. E ok, ti saluto e buon proseguimento. Ciao!